Va bene. Vado? Ok. Adesso da questo esercizio qui volevo andare su un altro elemento di macroambiente che può essere interessante, che riguarda le norme in questo caso. Allora, se sposiamo la tesi che abbiamo detto precedentemente, che tendenzialmente le norme sono qualcosa su cui io non posso agire, almeno capisco l'impatto che hanno queste norme. Ora, molte volte questa valutazione è una valutazione che l'azienda, tra virgolette, oculata fa ex ante. In vista di una possibile variazione della norma, va sostanzialmente già a capire quale potrebbe essere l'impatto. Se poi la norma la voglio guidare, allora in funzione di dove sono più bravo su quella catena che abbiamo visto precedentemente, agisco sulla norma, chiaramente. Però sicuramente devo capire almeno l'impatto che ha la norma. E questo è importante perché siamo ormai nella fase in cui vi mostro le variabili di quel disegno precedente, ma ragioniamo sempre su cosa fare. Quindi la variabile demografica che abbiamo visto prima, non ve l'ho spiegato come una variabile demografica, vi ho spiegato, dato una variabile demografica, in cui poi volete approfondirla come vi pare, che significa guardarsi la variabile demografica? Chiudo un reparto. Data una variabile di norma, che cosa significa sulla mia azienda? Cosa vado praticamente a, su cosa vado a ragionare? Allora, un esempio su questa cosa qui. Sostanzialmente io ho un'azienda che produce bevande di qualsiasi tipo e ho una variazione su le norme. Allora, limite del contenuto di sodio e potassio dell'acqua. Chiediamo a lui. Su quali pezzi dell'azienda, secondo te, hanno impatto? La norma dice che il sodio e il potassio dell'acqua non può essere più 10, deve essere 5. Sicuramente. Vai. Sicuramente sul prelievo e l'imbottigliamento. Ok, basta? E sull'etichettatura. Ok, quindi queste due. Imballaggio probabilmente no, trasporto no. No. Divieto dell'uso della plastica fuori del vetro. Etichettatura e imballaggio. Ed eventualmente trasporto, perché magari dovrò attuare delle specifiche di trasporto diverse rispetto a... Perché etichettatura? Etichettatura perché magari la bottiglia di vetro la etichetto in modo diverso rispetto a quella della plastica. Non lo so, forse probabilmente no. Forse no. Trasporto sicuramente, probabilmente sicuramente. Sì, per l'aspetto che una cosa è trasportare il vetro, l'altra la plastica. Sicuramente l'imballaggio comunque. Limita il numero di ore di esposizione dell'acqua al sole. Molto, sicuramente il trasporto, sì. E probabilmente l'imballaggio, magari un packaging diverso può aiutare. Può aiutare. Etichettatura? Dobbiamo scriverlo che non si può tenere l'acqua oltre un tot. La data di scadenza dobbiamo modificarla, perché se esposta al sole non garantiamo il fatto che l'acqua sia buona lo stesso. Obbligo di indicare sull'etichetta il contenuto di alcune sostanze disciolte. Obbligo, quindi prelievo, imbottigliamento e etichettatura. Perché prelievo? Perché le sostanze disciolte magari possono derivare dal prelievo. Però lui ti dice che la norma ti sta dicendo che devi soltanto indicare che queste ci sono dentro. Quindi una volta che tu l'hai verificato al primo prelievo che comunque ce le hai, devi però indicare che ci sono. Quindi forse se mi dici che il prelievo lo faccio ripetuto, allora devo stare attento a verificare anche queste sostanze. Esatto, in quel senso sì. In questo senso. Invece sì. È sempre la stessa, allora nell'etichettatura devo scriverlo. Premesso che queste sono delle cose su cui io non ci posso fare niente, dal ragionamento di qui sopra, cioè arriva la norma, posso fare le cose a valle della norma. Alcune sono di puro adeguamento. Alcune sono delle opportunità, cioè sono tutte delle adeguamento, ma la bontà del marketing è quella di trasformarle in opportunità. Allora, scegliene una di queste quattro e dimmi che opportunità sfrutteresti. Rispetto alla norma? Rispetto alla norma? Cioè la norma cambia e ti dice queste quattro cose. Tu okay. Sei uno del marketing e quindi dice va bene, quindi analisi del mercato, okay. È cambiato il mondo, perché c'è una norma nuova? Prima cosa che vai a dire, dobbiamo adeguarci. Ok, io sicuramente e questo mi adeguo. Sono costi.
Poi dopodiché, siccome il tuo mestiere è quello di lavorare su tutte le leve possibili per fare profitto sulla base di alcuni costi, da dove fai profitto con queste cose? Molto probabilmente... Perché se no subisci passivamente, al massimo informi l'azienda. Il discorso del limite del numero delle ore a disposizione dell'acqua al sole... Perché? Come fai a trasformare in opportunità? Posso dire che la mia acqua diciamo rispetta quella norma, però cioè, lo faccio in modo consapevole, non... Cioè faccio vedere al consumatore che lo sto facendo in modo consapevole, comunque sto, cioè come se fosse un valore aggiunto, ecco. No, aspetta, non so se la norma ti dice che da domani mattina l'acqua non può essere esposta più di tot al sole, il che significa che devi avvertire il consumatore che, occhio, perché se la esponi più di tanto al sole, l'acqua potrebbe non essere più buona, quindi... Di tutte e quattro è quella che meno ti dà opportunità, se non il fatto che puoi andare a dire in giro che sei un'azienda che cura i propri clienti, che li avverte, però non si trasformano in un'opportunità commerciale. Io intendevo invece nel discorso del trasporto, perché magari durante il trasporto questa bottiglia d'acqua può essere esposta per un tot di ore al sole. E quindi io come azienda ho salvaguardato la tua acqua perché alla luce di questo... Esatto. E poi forse è un po' più difficilmente vendibile. Io vedevo meglio il vetro. Perché a sto punto, praticamente, io ti faccio pagare l'acqua in più perché io però ti do l'acqua col vetro ed è un motivo per cui alcune acque hanno praticamente un premium price, cioè si dice un prezzo premio perché hanno nell'imballaggio un valore aggiunto, che è quello che vedevamo prima, nel ciclo produttivo l'imballaggio è il punto di forza, no? Quindi hanno preso questa norma ma l'hanno trasformato in un prodotto Y che viene presentato sul mercato come a valore proprio perché non solo rispetta le norme ma ti dà esattamente quello che le norme dicono essere più salutare. E poi chiaramente il livello di sodio e potassio, perché comunque sia io faccio capire al mio consumatore che magari il mio livello è più basso rispetto ad un altro prodotto. Ed è in norma rispetto a quello che... Se tu dovessi fare una campagna pubblicitaria e dovessi spiegare che sei in norma, mi dici che cosa metteresti in una campagna pubblicitaria? La chiabotto, no? È difficile, quindi? L'uccellino della... neanche? Non pensare, ecco, astraiti un attimo dalla realtà, veramente pensa fuori dagli schemi in questo momento, no? Devi trasmettere, devi convincere qualcuno che compra che la tua acqua è un'acqua che sostanzialmente rispetta questi parametri cambiati da poco. Quindi come imposteresti la campagna pubblicitaria? Con uno spot, per esempio, che fa vedere che come era prima il prodotto e come adesso, per esempio. E quello ti dice, caspita, quello di prima, allora mi stavi dando veleno. No, io spiego che ho migliorato il prodotto per prodotto non per adeguarmi. Prodotto devi dimostrare che è uguale, no? Come? Il prodotto devi dimostrare solo che è uguale, quindi c'era in norma prima e in norma adesso. Guarda come eravamo bravi, che già eravamo in norma prima. Perché se ti fai vedere che è cambiato il prodotto, dice, vabbè, allora, quindi non puoi fare quello. Probabilmente farai una comparativa. Io sono quello che... posto che te la facciano fare, perché in questo momento è cambiata anche la legge. Però sempre in ottica del convincere, del piazzare il prodotto, l'analisi di mercato mi devi convincere che il tuo prodotto sia migliore. Quindi è cambiata la norma, devi convincermi che il tuo prodotto è migliore attraverso altri elementi dell'analisi di mercato. Farò vedere appunto per esempio come il livello del sodio e del potassio era basso prima e basso adesso ed è già a livello... Ti ricordi gli elementi dell'analisi di mercato? Abbiamo detto il macroambiente e il microambiente, no? Nel microambiente ti ricordi cosa c'era dentro? Il microambiente? Tu su quale di questi elementi faresti leva per convincermi del fatto che cambiata la norma in realtà... Io devo prendere la tua acqua. Vedi che qui non c'è prodotto lì dentro, ci sono altri elementi dell'analisi di mercato. È cambiata la norma, quindi è cambiata quella che lì c'è scritto politica e istituzioni, no? Però tu dici, guarda, politica e istituzioni è cambiata, ma io sono vincente perché se prendo uno di questi, la mia acqua la bevono anche i bambini. Ambiente demografico. La crescita dei bambini fa sì che in realtà ci vuole acqua proprio perché le loro esigenze sono particolari. La mia acqua non solo risponde alle norme, ma... E quindi fa passare in secondo piano e valorizzi un'altra cosa, no?
Oppure sono cambiate le norme, ma la mia acqua è sempre quella che costa di meno. Ambiente economico. Ambiente economico, perché siccome in questo periodo di crisi quello che è, vedi, rispetto le norme, ma. Quindi quando c'è una leva del macroambiente o del microambiente che cambia, su quelle leve io devo sempre farmi la mia mappa dei punti di forza e di debolezza, dove sono forte, perché devo convincere qualcuno che io sono diverso dagli altri. Ecco perché tutti quelli là sono mappati mensilmente, proprio perché appena si crea una variazione devo capire o come sfruttarla come opportunità, esercizio numero uno, o viceversa dicendo va bene, ma. Perché se la subisco totalmente non ci posso fare niente, quindi o la valorizzo o la subisco o la giustifico con altro. I punti di forza di un'azienda su questi qua vanno mappati in continuazione, perché appena ne cambia uno devo avere delle contromosse di marketing per poter utilizzare. Oppure posso dire la tecnologia, sì, però la mia è pratica, perché la bottiglia è una bottiglia molto pratica, vedi, in un mondo che va tra iPhone 2.0 e così via, io ho la bottiglia e tech. No? Cioè, i punti di forza aiutano in caso in cui hai un punto di debolezza, oppure quel punto di debolezza lo converti in un punto di forza. Se lo subisci passivamente, punto, per definizione non hai quel famoso vantaggio competitivo che si dice aziendalmente, che ti permette di essere sempre l'unico, il migliore sul mercato e quindi di mantenere il tuo vantaggio nel tempo. Quindi l'analisi di mercato serve sempre anche per queste cose qua. Poi, vediamo la soluzione alla cosa. Questo qui va diventare socioculturale. Quali di questi elementi relativi alla cultura, invece, cambiano o diminuiscono il consumo di vino rosso? Questa è la cultura. Quella poi vi dico in che modo si può influire sulla cultura. Che è poi difficile, no? Che è proprio la cultura, voglio dire. È un po' dura. Quali di questi, che chiaramente hanno un salto, no? Sono variati nell'ultimo periodo, possono determinare una riduzione di consumo di vino rosso. Lui in alto dietro la telecamera. Non perché ti abbia individuato come un grande bevitore di vino rosso. Per me. Sai che non lo so. Però siccome non è. No, non lo so, edonismo, credo, forse... cosa che riguarda l'atteggiamento del... Sì, sentirsi, piacersi, oppure sarebbe il fatto per cui gli uomini utilizzano creme e così via. Scusa, mi ho interrotto. Dimmi. Secondo me la scomparsa della cultura agricola, perché magari può influire alla base, diciamo, della produzione di vino e quindi conseguenza... Quindi meno cultura agricola sostanzialmente, cioè, meno consumo di... Sì, perché meno produco vino magari e quindi influenzo anche, diciamo, culturalmente il cliente magari... Quindi diciamo, un fattore che a monte, diciamo, va a influenzare la riduzione del consumo di vino. Okay. Cioè, la vedrei in quest'ottica. Quale altra ti viene in mente? Ma sinceramente, ambientalismo no, però... Perché qui la domanda di business è quali testeresti con una ricerca di mercato, no? Allora, diciamo non tutte e 8, i 100 non bastano come soldi. Andando per ordini, diciamo. 3 ne devi scegliere. 3. Ricordati che una selezione è il 50%, la selezione è sempre meno del 50%. Se io ti dico scegli fra X, il 50% non è mai una selezione. 1 non è mai una selezione, è una scelta, una cosa diversa. Meno del 50% è una selezione, è il primo screening. Se vai oltre il 50% non stai facendo screening. Quindi se ti dicessi 5... non stai facendo screening, te ne chiedo 3, che è intermedio tra 1 e 5, ma non è una scelta. Diciamo individualismo, perché sì. Magari la a livello culturale, il fatto di anche di bere il vino, magari condividere un qualcosa, a livello anche diciamo di cultura proprio familiare, sì. Magari o meno, una cultura più individuale magari viene meno l'esigenza di condividere un pasto e quindi conseguenza consumo diciamo inferiore. Okay. Di quindi perché di vedi il vino lo stai identificando come un momento di convivialità. Sì, sì.
Ok, l'individualismo. Però può essere un qualcosa che è legato soprattutto alle culture, quindi anche alle regioni, anche al, diciamo, macroambienti, diciamo. Sì, poi dice, nella cultura in generale, sì, se ci fosse un aumento di individualismo come logica, sì, che potrebbe essere misurato come aumento dei single, no? Rispetto alle famiglie, o aumento di luoghi di ritrovo, diciamo, più discoteche e meno ristoranti, come logica. Triste bere da solo il vino, da più di... Diciamo. Ok, l'individualismo è uno, poi... Mieto scomparsa, cultura agricola 2, poi? Sì. Sì, destrutturazione dei pasti potrebbe anche essere qualcosa sempre legato alla cultura del... Quale, scusami? Destrutturazione dei pasti. Cioè, quindi non si mangia più a mezzogiorno e cose. Quindi mi sembra capire che dietro questo ragionamento c'è una chiara identificazione del vino come vino da pasto, cioè come momento di convivialità. Sì. E quindi la logica... Io lo identificherei così. Ecco, abituatevi magari... Tornando sempre al famoso discorso della scelta delle opzioni da testare, ad argomentare con delle motivazioni quello che scegliete, perché vi aiuta a promuovere e convincere. Quindi se tu mi avessi detto, adesso stai ragionando e poi dopo ricomponi, no? Però se tu mi dici, allora identifico il vino rosso come un strumento di convivialità, per cui scarto o considero quelle situazioni che comportano una diminuzione di convivialità, diminuzione di consumo di vino rosso, per cui scomparsa della cultura agricola, individualismo e destruzione dei pasti influenzano in un determinato modo la convivialità influenza il consumo di vino rosso. Spiegata così e con dei numeri sui tre analisi di mercato che tu faresti, cioè qual è il consumo di vino, quando viene consumato spesso? Vediamo dell'analisi di mercato che farei, no? Con questo ragionamento. Ho solo costruito la parte alta io, non le ho fatte ancora l'analisi di mercato. Però siamo sempre sullo stesso punto. Quindi l'analisi di mercato, io sto dicendo che meno convivialità, meno vino rosso. Questo è il mio ipotesi, che voglio verificare. Meno convivialità, stiamo dicendo che i tre parametri, quindi abbiamo destrutturazione dei pasti, poi abbiamo detto individual, e poi abbiamo detto no cultura agricola. Sì, anche se io comunque scomparsa dalla cultura agricola non la metterei come convivialità. Cioè, non lo metterei allo stesso piano di... Sì, e cosa condiziona questo, tu hai detto? La produzione a monte, quindi un qualcosa che va... La materia prima, diciamo, che va a influenzare sulla materia prima, che in questo caso poi diventa l'oggetto del mercato. Però la domanda sopra è consumo, eh? Il consumo. Eh sì, diciamo, ecco perché ho fatto la premessa. Cioè, uno andrebbe a consumare, secondo te, ma non lo trova. Se io lo produco meno, ovviamente, viene meno l'oggetto del mercato. È un po' contorta. Sì, no, stiamo presupponendo che è un mercato che non avrebbe vino rosso per la domanda, invece dice proprio la domanda in questo caso. Probabilmente questo può anche influenzare la convivialità, cioè nel senso che meno cultura agricola, meno abitudine, magari non la troviamo. E forse è un po' più spinta con questo percorso qua. Quindi l'analisi di mercato che faccio qual è? La prima devo spiegare questa. È vero che vino rosso è collegato alla convivialità? Quindi vi viene in mente di fare un'analisi di mercato per capire il consumo, dove viene consumato sto vino rosso? Se trovate che l'80% del vino rosso viene consumato nei pasti con gli altri, che il consumatore dice sì, mi piacerebbe bello così, no, da solo no, non mi va bene, per segmenti, i più anziani dicono che è meglio nei pasti, i più giovani dicono che è meglio, quindi un'analisi di mercato che poi vediamo domani va sostanzialmente secondo ad esplorare questo. Ogni analisi di mercato, ricordatevi, ha una domanda principale e le derivazioni. La domanda qui è vero che il vino rosso si consuma quando si sta insieme? Poi dopo è, chi lo dice di più? Sesso. Chi lo dice di più? Età. Dove lo dicono di più? Area geografica. Perché in quest'area geografica invece che l'altra? Quindi si apre ad albero, ma c'è sempre una domanda principale. E se una ricerca di mercato ampia, ci saranno più domande principali, ma si aprono sotto. Non ci saranno mai 40 domande randomiche. Quindi questa è una. E questa qui è l'altra. Sono parametri che influenzano la convivialità e quindi si chiede alle persone. Se per esempio tu mangi fuori o no? Sì, perché lavoro e così via. Perfetto. Sono diminuite nell'ultimo periodo le occasioni di stare insieme con gli altri? No, recupero la sera facendo l'aperitivo. Ma allora non vale. Quindi se voi avete questi elementi qua, allora questo vi porta a dire...
quello che sta scritto lì. Allora, a sto punto arrivate al punto di domani, che vi anticipo. Quant'è la diminuzione del consumo di vino rosso a fronte di questi agenti esterni che stiamo valutando? Io qui ho il mercato del vino rosso, che abbiamo valutato essere 100 litri all'anno. Domani vediamo numero di abitanti per quanti consumano, quindi numero di abitanti per consumatori percentuali di vino rosso per consumo medio. 100 litri. Quanti siamo in Italia? 57 milioni, ma solo il 20% lo consumano, quindi siamo 14 milioni, mediamente ognuno consuma 0,1 litri o decilitri, per cui ho 100 litri, il mio mercato. Questo è il mio mercato, ma siccome questi 100 litri vengono consumati nel 50% dei casi nei pasti, quindi ho 50 di quei litri che vengono consumati nei pasti. Se questo cambia, che influenza ha sulla convivialità? Le persone che hanno un'alta destrutturazione sono più individualisti o la cultura agricola, hanno ridotto del 10% la convivialità. Vuol dire che il 10% su questi 50 litri è diminuito. Quindi vuol dire che io ho perso 5 litri di questo mercato potenziale. Questo è il passaggio di domani, cioè come una volta individuati dei parametri, fatto l'ipotesi, verificata, dei numeri attaccati a questi vi permettono di capire qual è l'impatto sul mercato. Che tanto alla fine a numeri dobbiamo arrivare come marketing, però attraverso le variabili giuste. Non sono a caso, non è che lui fa un'analisi di questo genere sulla cultura, attenzione, e sostanzialmente dice vabbè, talmente soft che... Che impatto posso avere io sull'individualismo? Nessuno. Che impatto può avere l'individualismo su di me? 50 litri, 5 litri. E questo praticamente lo devo valutare. Tant'è che voi sapete benissimo che è stato inventato il vino, si sta lanciando adesso il vino bianco perché si è scoperto un segmento di mercato molto interessante, quello delle donne, le quali utilizzano molto il consumo di vino bianco, per cui è stato detto, ma il vino deve essere bianco fermo o frizzante? Per le donne serve quello frizzante perché le bollicine sono più idonee rispetto a quello cosa. Detto questo, praticamente in realtà c'è il problema dell'alto spendente, quindi si è cercato un vino bianco che sia praticamente per fasce più basse, per cui c'è il segmento femminile vino bianco che è quello che in questo momento è più esplorato degli altri. Quindi per assurdo, magari l'individualismo è diventato un'opportunità su cui lavorare per sviluppare un nuovo prodotto. Ancora una volta, se vado a vendere una startup di vino bianco per le donne, è difficile da spiegare. Se vado a qualcuno a dirgli, il mercato del vino si è contratto X per una serie di fenomeni, ma all'interno del dualismo c'è un segmento di mercato, chiamate donne, che sono abituate a verlo esternamente, in questo modo qua, attraverso la ricerca di mercato, io ho fatto nascere una startup che sostanzialmente prende il vino salentino e lo veste con una imbottigliatura particolare e così via, e secondo me può essere vendibile al mondo esterno. Se usate questi elementi del mondo esterno, la vendita del prodotto è molto più facile. Vediamo cosa veniva fuori da questa roba. Scomparso con tutta agricola, minore impegno fisico nel lavoro, perché se si impegnano meno fisicamente nel lavoro, bevono di meno. Del resto praticamente dice che quello dell'ufficio, per definizione, vino rosso non ne beve più di tanto, però voglio dire, e sono tutti da testare, è un altro ragionamento. E destrutturazione dei pasti sicuramente sì, perché sono meno abituato alla convivialità. Forse questo, il minore impegno fisico del lavoro, è pensabile uguale come l'individualismo. Forse l'individualismo è un'eccezione un po' diversa, però non prendetele mai come risposte, sono degli approcci, probabilmente la sua motivazione può essere praticamente supportata se ci sono determinate condizioni. Per me è importante che fate questo, cioè che non vi fermate mai se fate un'analisi di mercato a boh, la sensazione è così. Io questo devo cercare di vincere con la lezione di oggi, che fate una startup e ve ne andate dicendo ok, nel business plan ho scritto che secondo me si vende, perché no, non è così. Fate il ragionamento, fate un'ipotesi, verificate l'ipotesi, sostanziatela con delle analisi di mercato, qualunque esse siano, e dopodiché giustificate il prodotto che vendete sulla base di questo ragionamento, attraverso tutti i fenomeni, sia interni che esterni all'azienda.
anche perché, come vedete, il discorso dicevo all'inizio, vi perdete l'opportunità. Cioè, se uno non avesse valutato questo aspetto, non avrebbe potuto fare magari vino bianco. La società dove stavo precedentemente è stato fatto un libro molto carino, si chiama What the Women Want, che in realtà è famoso parafrasi, famoso film di, con Mel Gibson, quello che le donne vogliono, nel senso praticamente che c'è proprio un mercato donna che come segmento va proprio analizzato. Le donne stanno diventando le più grandi spendenti del mercato finanziario in questo momento qua, perché ci sono donne che in realtà sono nel mondo private bancario, hanno un sacco di soldi. Le donne adesso devono andare nei CDA e quindi questo è un elemento che sostanzialmente crea una fetta di management totalmente femminile, quindi non possono considerare questo mercato. E quindi per assurdo l'individualismo è un'opportunità, no? La donna indipendente è una grossa opportunità, fetta di mercato. Va bene, adesso guarderei un secondo il microambiente, che è la parte praticamente più interna, quindi fornitori, imprese, intermediari, clienti, concorrenti e pubblico. Questa è più facilmente intuitiva, penso che fosse, sarebbe stata la prima che se avessi chiesto avreste avuto risposte, perché è più facile dire i miei clienti cosa fanno, quelle altre cosa fanno, ed è anche più facile da capire con la ricerca di mercato, che basta chiedere ai fornitori, basta chiedere ai clienti e così via. Vediamo se almeno li sappiamo identificare, permettetemi, cioè nel senso che non è detto che, io spero che ciascuno di voi sappia benissimo cos'è un cliente, cos'è un fornitore, cos'è un intermediario e così via. Però proviamo a fare un esempio. Allora, io sono una banca. Cosa sono per me le agenzie di altre banche? Di quelle quattro categorie? Concorrenti. Perfetto. Residente della zona? Turisti e altri soggetti di passaggio? Sede centrale e filiale di area? Non capisco se ci sono differenze o no. Allora, lei dice fornitori, poi qualcun altro dice cose diverse? Intermediari. Tu dici fornitori, poi? Intermediari. Allora, mi dite il perché di fornitori e perché di intermediari. Sì. Diciamo che la sede centrale è quella che regge tutti i dati del, diciamo, del sistema, a cui si agganciano poi le filiali, fanno riferimento alla sede centrale, diciamo, quella che governa poi tutte le altre. Quindi nelle banche dovrebbe essere il capo da cui poi ci sono tutte le altre membra. E quindi fornisce cosa? Dati. Dati. Tu invece dicevi intermediario perché? Secondo me è intermediario perché le filiali sono i mezzi che la banca usa per arrivare ai clienti, sono le ramificazioni della banca. Quindi l'intermediario lo fa la filiale, non la direzione centrale? Sì, la filiale, sì, principalmente. Quindi la direzione centrale cos'è? Non saprei. Fornisce sicuramente un fornitore. Perché come dice lei, sostanzialmente è per le filiali qualcuno che fornisce cose. Al di là dei dati, fornisce personale, perché in realtà il personale è di filiale, ma sostanzialmente fornito in qualche modo dalla direzione centrale, cioè il contratto uno lo fa con la filiale, il dipendente di banca, lo fa con la banca, che smista, o meglio assegna le persone alle filiali. Quindi in realtà è un fornitore. Questo è importante perché molti business, o quando farete sempre la startup, in realtà devono sempre avere una specie di fornitore centrale a cui collegare diversi business, cioè, per cui quando si fa il controllo di gestione in un'azienda si fanno i cosiddetti costi di trasferimento, cioè si mettono dei costi, diciamo, fittizi per regolamentare il rapporto tra più strutture. Cioè, nel momento in cui io dico che una business unit, un'unità, ha costo del personale per X, in realtà è come se l'avesse comprato l'azienda, la direzione centrale, l'avesse venduto praticamente la business unit. Il concetto di fornitore è molto importante, soprattutto è importante tra le diverse entità dell'azienda. Il marketing, che è quello che, su cui ci stiamo amabilmente passando il pomeriggio, è un fornitore, oltre che un acquirente. Acquirente di ricerche di mercato,
fornitore di azioni da fare, fornitore verso la produzione, fornitore di dati. Quindi le anime di un'azienda possono essere anche fornitori all'interno della stessa azienda. In questo caso, se guardo la filiale, ho il fornitore della direzione centrale. Se guardo la direzione centrale, la filiale è l'intermediario. Questo è importante perché, a seconda dell'ottica in cui vi mettete, il rapporto delle stesse entità possono cambiare tantissimo. L'importante è individuarle bene, perché sennò si rischia di trattarle in maniera sbagliata. Poi, depositanti? Clienti? Basta? Fornitori. Fornitori perché? Portano materia prima da lato. Esatto. I depositanti sono dei fornitori. Perfetto. Se fossero clienti, come li trattereste? Se sono fornitori, come li trattereste? Che è lì che si gioca tutti. Cioè, considerare in un modo o nell'altro cambia le dinamiche. Sapete benissimo che dovrei far spegnere la telecamera. Che in banca tendenzialmente do dei soldi in cui qualcuno dice che guadagno, ma in realtà sto fornendo denaro su cui la banca a sua volta ci guadagna. Non sembra, perché in realtà mi dà l'interesse a me, ma non è vero. Su quello ci guadagna, perché se lo andasse a comprare sul mercato costerebbe molto di più. Quindi in realtà gli do la possibilità di avere soldi a un costo più basso rispetto a quello con cui lui sul mercato se lo andrebbe a comprare. Quindi, per assurdo, è un guadagno. E la banca funziona proprio così, ha una specie di contabilità che è positiva sia quando prende denaro sia quando lo dà. Funziona, fidatevi che funziona questo. Se ha un guadagno, non può essere interpretato come cliente. In realtà, quello che stavo spiegando è che ti sembra un cliente, ma in realtà è un fornitore. Perché io prendo quel denaro, sì, ma è cliente nel senso che io ti do un valore, però il focus principale è di fornirmi denaro. Quindi in realtà il vero cliente è quello a cui in qualche modo lo presto. Quindi se il segno è meno è un cliente, se il segno è più è un fornitore, sul proprio conto corrente, voglio dire. No, non è un tema di segno. È praticamente un fornitore, perché il business di riferimento è trasformare i soldi in ingresso in soldi in uscita, con un rischio legato al fatto che non li ottengo subito ma li ottengo nel tempo. Quindi è un fornitore come tipologia di business. Vi spiegavo che in qualche modo uno sembra mascherato da cliente quando deposita, ma in realtà sì, quando non è quando va sotto diventa un cliente perché paga. Esatto, lì diventa esattamente un cliente. Se è più, è un fornitore. Ah, ok, senso lì, sì, è un più, adesso ho capito, è un più va di niente se il conto corrente è positivo e così via. Trattarlo come fornitore è molto diverso che trattarlo va di niente come cliente, perché chiaramente trattarlo come fornitore fa sì che molte volte sui prodotti di risparmio si può negoziare di meno, se voi ci pensate. Sui prodotti invece va di niente di mutuo e così via, di prestito, c'è più, perché quello si è più cliente. Sul lato fornitore sono più stretto e questo è il tasso. Anche questo non è difficile che vada a prendere un conto deposito, no, mi dai 3,28 perché sono io. Non è così, è 3,25 punto. Mentre mi dai un mutuo, possiamo fare un pochettino di meno, lì magari un qualche leva in più ce l'ho perché sono cliente, se no non do quella redditività. Vabbè, questa era facile perché sono i fornitori. Adesso scopriamo che le imprese di pulizia non i clienti. Quindi. Imprese della zona? Clienti? Agenzie di finanziarie? Intermediari. No, sono paziente dei fornitori perché in realtà la filiale non intermedia, vende sempre praticamente direttamente. Quindi queste sono agenzie di finanziarie, qualcuno che ti porta clienti nella tua banca, intesa in quel senso lì. Se invece praticamente vendesse direttamente l'agenzia, allora sarebbe un'intermediazione. Quindi intermediazione è sempre solo se io praticamente vendo attraverso qualcun altro. Se invece questo mi procaccia soldi, mi procaccia affari, è sempre un fornitore. Se prendete praticamente la società di lavoro interinale, quelle per definizione vi portano personale, quindi sono sempre dei fornitori, non intermediano. Sono sempre quelli che si mettono tra me e un cliente degli intermediari. Fate attenzione a capire bene vagamente cosa sono. Va bene, fare questa qui e poi a questo punto possiamo lanciarci nell'esercizio. Allora, questo è il discorso del causa-effetto. Allora, torniamo qua.
Questo sta all'interno, 1, 2, 3, 4, no? Queste sono le componenti del microambiente. Che cosa fa le imprese, cosa fanno i clienti, cosa fanno i fornitori e come possono, discorsi prima, impattare sul mio business. Molto poco, pochi ricavi, molti ricavi. Quindi l'analogia con prima è uguale, stiamo cambiando soltanto il nome. Allora, qui volevo focalizzarmi sul fatto che il nome va scelto bene, cioè rispetto a quelli con cui mi interfaccio devo assolutamente capire se è un cliente, un fornitore oppure no, perché sennò cambia quello che è l'impatto. Poi io faccio la mia bella analisi, quella di prima, per capire esattamente che tipo di impatto ha questo fornitore. Quindi è cambiato il fornitore, ci sono due fornitori, che impatto ha praticamente questo su di me? Perfetto. A questo punto, questo tipo di valutazione però, ancora una volta pensatela, cioè è più sofisticata di questa qui, perché se io dico il mio cliente oppure il mio fornitore sta cambiando il prezzo, che impatto su di me? Non è che posso fare una ricerca di mercato e cercare praticamente di andare a fa prendere 20 persone, dire questo è di un fornitore, questo è dell'altro, capiamo così. E in questo caso qui, nella cosa interna, c'è un impatto un po' più da valutare come conseguenza che si ha su di me. È un po' più sofisticato. Cioè non è diretto, cioè, se cambia il PIL, che impatti ha sulla mia vendita? No, qui è, se quello che sta proprio ogni mattina con me e va a vendere, domani ha un prodotto nuovo, che impatto ha su di me questa cosa? Allora, prima di arrivare alla ricerca di mercato o all'analisi di mercato, bisogna valutare esattamente meglio rispetto a prima le minacce e le opportunità adesso collegate. Perché è la minaccia che io posso investigare. Devo spostare l'asse di ragionamento molto più sulla minaccia e l'opportunità piuttosto che l'impatto diretto. Se il PIL cambia del 3%, che impatto ha su di me? Le persone spendono X in meno e facciamo quel circolo che abbiamo visto. Se invece io dico l'azienda X sta vendendo una macchina, lanciata una nuova city car, allora devo capire prima se è una minaccia o un'opportunità molto, molto di più rispetto a prima. E poi valutare la minaccia o l'opportunità. Quindi io prendere il cliente e dirgli se tu avessi domani una city car, che cosa faresti? Quindi lo sforzo va più in questa direzione qui. Nel ragionare tra causa, effetto e se sono minacce e opportunità. Allora, vogliamo prendere alcune cause e alcuni effetti e vedere se è una minaccia o un'opportunità. Supponiamo per esempio di prendere la liberalizzazione del mercato bancario, cioè praticamente che tutti quanti possono fare banca. Secondo voi qual è l'effetto principale? Apertura delle agenzie di banche nazionali ed estere. Apertura delle agenzie di banche nazionali ed estere. È un'opportunità o una minaccia? Quindi cosa vado a investigare con l'analisi di mercato? Cioè cosa vado a chiedere a chi fa ricerche di mercato? Perché io sono in marketing, ho saputo che liberalizzano, mi ha detto quello accanto, guarda che liberalizzano una cosa, quindi a sto punto... Come differenziarli? Quali sono i servizi che mi permetterebbero a me le banche di trattenere una fetta o un segmento di mercato? Questo si avvale almeno di tre passaggi. Ok, vai un pezzo alla volta, facciamo un ragionamento alla volta, che poi vi guiderà per l'esercizio dopo. Ok. Vai, metti tu. Immagino studiare le offerte di nuovi soggetti sul mercato. Ok, quindi praticamente io chiedo, prima cosa, l'analisi di mercato, dico, ok, se aprono a quelle straniere, cosa hanno le straniere più di me? E quindi voglio capire in che modo sarebbero differenti. E quindi ecco perché questo che sembrava una cosa esterna, in realtà quando lo vedo come effetto diventa una cosa interna a dove gioco io. Quindi tornando su, eccolo, tornando qua, siamo qui nei concorrenti. Cioè la liberalizzazione porta concorrenti, se porta concorrenti è una cosa interna. Quindi io a questo punto praticamente devo capire, devo lavorare sulla minaccia, sull'opportunità,
non sull'impatto dei concorrenti to cure, non è più una cosa macro. Questo ormai domani mattina ne ho 3 concorrenti in più. Che succede? Allora, la conseguenza è che le persone compreranno prodotti dei concorrenti. Perfetto. Allora vuol dire che l'analisi di mercato diventa: qual è l'attrattività di un prodotto del concorrente rispetto al mio? In che modo io sono diverso rispetto agli altri? E questo che io chiedo all'analisi di mercato, cioè praticamente capire esattamente la minaccia o l'opportunità. Ho preso il secondo. Vediamo il secondo. Io ho la privatizzazione dei servizi pubblici. Qual è la conseguenza di questo? Il miglioramento del servizio postale. E quindi ho una minaccia. Per cui che cosa mi succede? Che nell'analisi di mercato io vado a investigare il fatto che ho più concorrenti. Se ho più concorrenti, prendo fasce d'età e dico: che ne pensi se domani mattina potessi fare la stessa operazione alla posta? E quindi devo vedere l'attrattività della rete postale, perché andresti alla posta, perché la posta, se domani facesse determinate cose. E quindi la mia analisi di mercato è un'analisi sulla minaccia, sull'opportunità, in questo caso, non sul fatto praticamente che c'è la liberalizzazione. Quindi quando io ho alcune volte un agente esterno, tipo questo qui, devo stare attento, perché se l'agente esterno ha impatto diretto sul mio business, ma diretto, il discorso dell'imbottigliamento, no? Non si può avere questa percentuale di sodio e di potassio, un impatto diretto sul mio. Allora mi faccio delle valutazioni di questo genere. Se invece va poi a impattare sulle cose del mio sistema, aumenta i concorrenti, diminuisce i fornitori e così via, allora diventa quello l'elemento da andare a valutare. E io poi faccio l'indagine su questa roba qua. Prendiamolo un altro. Sviluppo distribuzione organizzata aumenta le funzioni finanziarie dettaglianti perché li accorpa, li rende più forti. Quindi l'ingresso praticamente di una rete totalmente organizzata crea una minaccia di questo genere. Quindi devo di nuovo prendere il consumatore e dire: se tu avessi un ipermercato, se tu avessi una filiale bancaria con tantissime informazioni e servizi, sarebbe più attrattivo andare lì o preferisci invece il rapporto uno a uno col gestore? Quindi quando c'è qualcosa che riguarda questo mondo qua, ragionate sulla opportunità oppure praticamente sulla minaccia, perché è quella che andate a testare con l'analisi di mercato. Quando riguarda invece questo mondo qui, che è il mondo totalmente esterno, è l'impatto che questa cosa ha direttamente su di me. Quindi aumentano gli anziani, che significa sul mio business? Aumentano gli anziani, quindi entrano nuovi fornitori, allora diventa: che problema c'è che entrano nuovi fornitori? E devo andare a investigare esattamente quella cosa. Quindi se io faccio il business plan e dico: ho fatto un'azienda che fa, non lo so, pale eoliche, innovative. Perché? Perché le norme sono cambiate, più pale eoliche. Perché si vuole investire economico, più pale eoliche. Quindi dimostro che c'è una correlazione tra questi fenomeni e il mio business. Perfetto, mi hai convinto. Ah, interessante le pale eoliche. Ma perché proprio le tue? No, perché sul mercato ce n'è uno. Ah, ce n'è uno. E quindi questo è un'opportunità o una minaccia? No, un'opportunità, perché se ce n'è uno è un differenziante la pale eolica, basta che funzioni. Quindi se ce n'è uno sono il primo. Sposto l'asse, no? Devo spiegare l'opportunità, non devo spiegare che ce n'è uno e vendo. Perché in quel contesto io devo dimostrare che ho un vantaggio rispetto al problema interno. Mentre questo mi guida la domanda complessiva, questo mi guida il ragionamento: è un'opportunità o una minaccia? Fondamentalmente. Vai, non ti ascolto. Generalmente tutti quei mercati dove c'è un'assenza di concorrenti, sì, non sono visti come veri e propri mercati dagli investitori. Quindi o l'analisi di mercato è stata fatta male, oppure fondamentalmente è un mercato poco attrattivo perché nessuno ci ha investito prima. Perché lo dici? Perché è successo più volte in diversi contest di startup dove nella domanda fatidica chi sono i tuoi concorrenti, non l'avevano messo. Molti o non l'hanno messo oppure dicono: no, non esistono concorrenti perché il prodotto è così innovativo. Quindi fondamentalmente il problema è certe volte che si sofferma soltanto su delle funzionalità del prodotto o non si conoscono bene veramente i concorrenti. Ma basta estendere potenzialmente le funzionalità. Andare in pizzeria la sera può essere come andare al cinema,
perché ho comunque una risposta ad un determinato bisogno di uscire la sera. Quindi cambiando delle funzionalità, allargando un po' i confini delle funzionalità, io posso scoprire concorrenti che prima magari non avevo. Qui entriamo in un altro ambito che fa parte, tra virgolette, della strategia aziendale, che è un po' l'anima che guida il qualsiasi business plan, che è la business definition e la vision. Chiunque faccia un business, chiunque faccia qualsiasi cosa, deve avere chiarissima la business definition, dove business definition è esattamente, mettiamolo in qualche modo, quale mercato servire, per quali bisogni e con che cosa, no? Se io non la definisco bene, chiaramente mi autodelimito. Quindi piuttosto che un concetto contrario, che è quello di allargare rispetto a qualcosa e poter giustificare, il tema è: ma questi hanno chiaro quale mercato servono, per quali bisogni e con che cosa? Perché se io faccio pale fotovoltaiche, quale mercato servo può essere l'investitore in fotovoltaico, ma pale eolico, nell'eolico, ma in realtà può essere anche l'energia in generale. Quindi la McDonald's, per esempio, ho letto in un libro di marketing, il core business della McDonald's è l'immobiliare, cioè la città immobiliare più grossa del mondo, perché ha sostanzialmente, lui è stupito proprio perché quella è una logica, no? Nel senso che ha gli immobili in centro città, nelle principali città. Quindi se io non definisco bene la business definition, ho alcune difficoltà a targettizzare bene il mio business. Probabilmente nella catena del valore che faccio vedere, quelli che lavorano in immobiliare McDonald's sono 50, quelli che fanno il nuovo panino magari sono 10, non lo so. Però quello è. Quindi, siccome devo sostanzialmente convincere qualcuno, per definizione nel convincere qualcuno devo spiegare in maniera chiara che cosa faccio io, che cosa c'è intorno a me a livello grande, cosa c'è intorno a me a livello piccolo, cioè come micro. Quindi quando io faccio un mercato e dico non c'è nessuno, anch'io come investitore la prima cosa che direi è non è vero, perché è impossibile, che il bisogno che tu soddisfi, o ti sei inventato un bisogno totalmente nuovo, quindi vuol dire che l'uomo non ha più bisogno di mangiare e di coprirsi, oppure sei arrivato tu che ti sei inventato un bisogno nuovo, oppure in realtà stai invece individuando un segmento di mercato da servire con un prodotto che sostanzialmente si differenzia dagli altri. E quindi è chiaro che l'investitore si perde in questo, proprio perché gli manca l'esterno. Cioè, la business definition io qui non l'ho spiegata, e sostanzialmente ve l'accenno soltanto, è un concetto di, ripeto ancora una volta, la definizione del proprio business, quindi che mercato servo, per quali bisogni e con che cosa, a livello molto macro. Poi c'è la vision, chi voglio diventare io nel futuro, quindi io sostanzialmente sono quello che soddisfa il concetto del fast food, cioè sono le mie business definition, fare in modo che tutti possano mangiare a un prezzo basso. Questo, trovare qualcosa di buono da mangiare, di buona qualità, a un prezzo basso. Questa è la mia business definition. La mia vision è: voglio essere a livello mondiale quello praticamente che fa questa cosa, no? Quindi adesso voglio essere mondiale, riconosciuto per standard e per cose di qualità, la mia visione. Dopodiché il mio bisogno che soddisfo è mangiare, e nella nicchia di mercato di quelli che vivono in città, che hanno bisogno di un pasto veloce, che una serie di cose, io invece che fargli fare il panino al bar, gli do. E vale per tutti i business, e capisco quelli che non trovano competitor, perché è un po' la miopia, giustamente, del business plan, perché dice, no, chi è che fa sta cosa? Non è così. Perché aprendo un po' più ampio, tu riesci a dimostrare. E lo dimostri perché, fra l'altro, quello che dicevo prima è che tu devi proprio fare questo lavoro, dire, nell'ambito di quelli che bevono il vino, io ho individuato una nicchia che invece praticamente per variabili esterne sarebbe in calo, ma magari ce n'è qualcuno, magari è innovativo e così via, quindi potrebbe crescere. Ma c'è sempre, perché lo vediamo domani, in realtà nel mondo, ma forse qua direttamente, aspetta vi porto a vederne una di queste, così poi saltiamo, arriviamo, queste le salto tanto. Ok, vi faccio vedere la concorrenza. Tu metto non c'è concorrenza, non è così. In realtà ci sono quattro tipologie di concorrenza. C'è la concorrenza effettiva, che sono esattamente quelli che
fanno lo stesso prodotto e quindi sono miei concorrenti diretti, che sono quelli a cui uno, quando fa il business plan, pensa immediatamente: chi fa pannolini come me, no? Poi c'è la concorrenza potenziale, nuovi ingressi che potrebbero entrare nel mercato. Quindi chi produce in questo momento il cotone dei pannolini? Che domani mattina chi l'ha detto che non si può mettere a fare pannolini? Quello è un concorrente, anzi io in un business plan, il primo che citerei, c'è quello che domani mattina può entrare nel mercato, che io c'entro con la startup, ma lui basta che cambia un pezzo di quella catena e c'entra, no? Poi ci sono la concorrenza sostitutiva. C'è quello che invece che pannolini, per dire, fa i pannolini di tessuto. Allora uno potrebbe dire, invece che prenderlo di plastica, lo prendo di tessuto e lo cambio. Quello è un concorrente, non deve cambiare niente, però potrebbe essere concorrente domani mattina. Basta che qualcuno gli faccia venire in mente che di tessuto è meglio. Oppure la concorrenza verticale, che è quella dei famosi clienti e fornitori. Quindi posso avere dei clienti che risalgono e fanno esattamente il mio business. Quindi capisco lo stupore proprio di quelli che dicono non c'è concorrenza, non mi fido. Nell'analisi di mercato non si è andato a valutare tutti i concorrenti. Ha detto chi è che fa la stessa cosa mia? Nessuno. E vabbè, non è così. Quindi l'errore, per questo io mi soffermavo molto su questo, piuttosto che l'analisi to cure, dove sull'analisi to cure ci siamo esercitati, vi ho fatto avere dei dati, vi ho fatto scegliere un reparto da chiudere. Vedrete dei dati e farete delle decisioni. Ne possiamo fare quante ne volete di questo qua, però è più invece il fatto che se non capite che una cosa può essere una minaccia o un'opportunità o viceversa, se non capite che prima bisogna fare delle ipotesi e poi le si mettono dentro, in realtà avrete dei dati, quello magari avrà cercato chi sono i concorrenti, cercate su Google così, non ha trovato, dice vabbè, sono innovativo, scrivi su Google adesso uno che fa esattamente le tue pale eoliche così non lo troverai mai, per definizione. Il tema è: chi se lo compra? Che bisogno sta soddisfando? Chi c'è a monte e a valle? Chi c'è che può dargli qualcosa di diverso? Chi c'è che domani mattina potrebbe entrare che magari adesso non ci pensa? E soprattutto, vabbè, chi c'è già adesso? E ce ne sono tanti, secondo me. Anzi, più uno è completo su questo, più effettivamente è migliore un business plan, perché gli dice esattamente: sono già pronto a fare qualsiasi cosa. Allora, io vi ho raggruppati in 6. Adesso in 6 secondo me, vediamo quanti siete, 3, 6, 9, 12, 15. 15 sono 5, che tempo abbiamo? Una mezz'oretta. Allora, io farei lo stesso a gruppi di 3 per un attimo, ma anche a 2. Magari non parliamo tutti, ciascuno per stare nei tempi praticamente delle 6. Vi do un caso. Allora, voi siete a due così, tu ti unisci a loro o sali su? Sali su con lui, allora porta questo qua, tieni. Questo me ne do 3. Ops, attenzione che ne ho perso uno. Va bene. Quindi porta anche questi qua così magari a gruppi di 2. Dove l'altro? Ah, scusami. In realtà è vero, in realtà... Guarda, ve lo do così, nel senso che ve l'ho dato a 2, però in realtà ve ne do uno a testa. Così no, non guardate tutti sullo stesso, che l'esercizio è farlo insieme e non leggere insieme, insomma. Allora, non lo spiego mediante le slide, vi accenno 30 secondi una cosa. Allora, c'è una sequenza temporale relativamente a un business, cioè di come si evolve un business. Ci sono delle domande sotto che vi invitano a pensare che cosa ci sarebbe in questo business quando è nato, nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno, perché il business dopo 10 anni non era più appetibile. Quindi dovete immaginare che cosa può essere successo nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno che l'ha reso non appetibile. Poi è diventato di nuovo appetibile, nel senso che sono cambiate le condizioni, ma questa volta le condizioni sono diverse rispetto a quelle del passato. Quindi se ripetessero la stessa cosa probabilmente non andrebbe bene. Quindi negli anni 70 hanno fatto la cosa giusta, sono cresciuti, gli anni 80 sono cambiati, ma non si sa benissimo per cosa. Dopodiché negli anni 90 si è ripetuta la stessa situazione, però è diversa. E quindi quello che vi chiedo io, che cosa è diversa adesso rispetto agli anni 70? Perché se loro replicassero, probabilmente non avrebbero la stessa cosa. Sono meno 35, diciamo che da meno un quarto facciamo un giro di tavolo su... le domande, ci vediamo un quarto d'ora per...
per ragionare. Grazie.
attribuisce alla chiusura nel momento in cui a metà pagina, sì, no? L'azienda alfa decide di chiudere la catena. Le altre due si riferiscono alla, no, allora la prima e la seconda dicono riguardativamente l'ambiente esterno, l'ambiente interno. Secondo voi cosa può essere cambiato dagli anni Ottanta che ha determinato il fatto che potesse andare avanti per altri 10 anni? La terza dice, ok, adesso negli anni 90 in realtà si può ricominciare, ma cosa è cambiato rispetto agli anni 70 da tenere in considerazione? Le risposte non ci sono dentro, quindi dovete immaginare che cosa può essere successo in questi anni 80 che ha determinato una variazione di... Sì. No, no, allora, cioè, chiarisco la seconda, magari è formulata male. Allora, negli anni 80, diciamo, il business decade. La domanda è, prima
e seconda, esattamente, cosa delle cose dell'ambiente esterno, prima domanda, cosa dell'ambiente interno, seconda domanda, secondo voi è cambiato o ha influenzato il fatto che qualcuno deve dire vabbè, adesso questo business non va più, magari formata male la seconda. Invece la terza è cosa invece adesso può favorire il business, ma devo stare attento perché non è esattamente la stessa situazione.
due minuti ragazzi e poi facciamo un giro. Va bene. A domani. Vi posso fermare un attimo? Sì. Ok, così proviamo ad andare nel corso. Allora, facciamo così, facciamo come le discoteche, alzino la mano quelle, le donne, gli uomini, così, da parte sinistra, da parte destra. Allora facciamo così, da parte sinistra li ingaggiamo sulla prima. Abbiamo due gruppi lì e vediamo un po' cosa avete messo voi sugli ambienti, del macroambiente che secondo voi ha condizionato la chiusura in qualche modo delle catene o comunque il non sviluppo ulteriore nelle aree in cui sono state presidiate. Vediamo, cominciamo da loro in fondo. Allora, secondo noi, per quanto riguarda la prima domanda e gli elementi del macroambiente che hanno esercitato un'influenza maggiore, sicuramente c'è l'aspetto economico. L'ambiente economico? È l'ambiente economico, il primo elemento, perché la crisi ha... Cioè cosa andreste a controllare con una ricerca di mercato? Cioè qual è il tuo parametro? Cioè qual è la cosa che andresti a investigare? Non so. La variabile abbiamo, questo è il problema, c'è un problema di ambiente economico. C'è la liquidità che le persone hanno in tasca. Quindi secondo... no, hanno... Cioè, negli anni 80 io la chiudo. Perché? Come, scusi? Negli anni 80 io chiudo il discount. Non ha più senso investire. Perché, secondo te, è successo qualcosa in ambiente economico? Quindi qual è la variabile da andare a investigare? Allora, negli anni 70 avevo meno liquidità, cioè quindi meno reddito delle persone, sì. Mentre negli anni 80 c'è la ricrescita. Ok, e l'opzione che tu dici c'è più reddito? C'è più reddito. Quindi dici, siccome c'è un ambiente economico, ci sarà stato più reddito, probabilmente vado a verificare che negli anni 80 aumenta il reddito e quindi pro pensi capite. Che ci sia una correlazione negativa nei confronti del discount. Esatto. Poi? Poi, un ambiente socioculturale. Cioè? C'è specificato che da logiche fortemente individualistiche in cui l'essenziale è apparire, l'essere alla moda, cioè quello negli anni 90, però negli anni 80 tu non sai cosa è successo, quindi tu fai un'ipotesi che a livello socioculturale negli anni 80 si è cambiato qualcosa? Sì, penso di sì, cioè penso che ci sia più una valorizzazione dell'immagine, magari andare in un discount può essere più degradante tra virgolette, quindi la gente è più... Ok, ti rimette qualcos'altro? Non necessariamente, solo per prendere tutti gli spunti che... E poi noi avevamo visto anche l'ambiente fisico. L'ambiente fisico intendi? Noi abbiamo visto i parametri, no? Superficie 200-500 metri quadri, 1500 prodotti e poco personale. Sì. Cioè a noi ci è venuta in mente un'immagine un po' desolante di questo tipo di supermercato. Quindi l'ambiente fisico... Però non è del supermercato, quello è come elemento esterno, cioè che proprio l'ambiente fisico si intende il macroambiente fuori dal business, che ne so, terremoti oppure ci sono delle operazioni di bonifica di alcune aree, c'è cioè proprio una cosa
Ah, ok. Noi, esterna. Noi avevamo, l'avevamo interpretato come quello ambiente magari fisico sta nel, della struttura. Esatto, quello sta nell'impresa. Cioè l'impresa, però il tema è tuo è il cliente, cioè la percezione del cliente, quindi è una cosa interna, la percezione del cliente, però non c'è niente di esterno che riguarda l'ambiente fisico che può aver condizionato questo tipo di business. Ok, sostanzialmente allora i primi due, okay. Economico e socioculturale. Voi, accanto? Noi più o meno ci ritroviamo un po', perché abbiamo visto l'ambiente socioculturale. Quindi l'analisi che andava fatta è chiedersi se a chi si sono rivolti, a che tipo di consumatore si sono rivolti, e quindi valutando che avevano messo, questo si ritrova poi anche con l'aspetto economico, hanno messo in evidenza sugli scaffali i prodotti di marca, non hanno fatto sconti e non hanno valorizzato i prodotti, diciamo, di bassa fascia, puntando su persone che hanno un basso reddito, questo può aver creato qualche problema. Quindi sia l'aspetto economico che quello socio-culturale possono coincidere. Quindi mi stai dicendo prova a trasformarlo in linguaggio. Cercate di abituarvi a usare un linguaggio diverso. No? Hanno sbagliato il target a cui si rivolgevano, pur avendo un nome che aveva. Ma questo non è macro. Okay. Macro significa che quel target a cui si rivolgevano ha cambiato le condizioni, che è una cosa macro. Quindi a livello dell'ambiente del micro poi. Sì, quello è una micro. E a livello dell'ambiente demografico invece... Aspetta, scusami, prima dell'invece vuol dire che con la prima l'abbiamo chiusa, quindi più o prima mi stai dicendo che... Sì, no, l'abbiamo passato al mix, sì. Quindi probabilmente forse quello che stai aggiungendo è che il target esattamente a cui si sono rivolti ha avuto più soldi. Il target a cui loro si rivolgevano secondo me non era secondo noi non era in linea con quello che era poi la politica del discount. Cioè, però volevano essere un discount? Ok, allora è micro. Okay. Invece poi... è se a livello globale, voi pensate ci sono state delle azioni di macro ambiente che possono aver influenzato il business. Aver sbagliato target non è macro. Ok. Ok? Quindi vi ritrovate in questo o avete qualche altra idea? Avevamo l'ambiente demografico. Sì, che cosa? Cioè, a quanti si sono rivolti? Quindi... Cioè? A quante persone si sono rivolte, in che territorio si sono inseriti e quindi capire se le strutture che avevano creato erano in linea con il pubblico a cui si rivolgevano, come quantità di persone poi che andava anche a comprare. Ma non so se è macro. Tu perché leggi prima di aver raggiunto la massa critica nelle varie aree di presenza, cioè come se non fossero, avessero scavallato un certo numero di cose, quindi ho detto vabbè lasciamo perdere perché tanto sono raggiunto la massa critica. Ma quindi mi stai dicendo che tu vedi a livello macro uno spopolamento di quei territori? Vedo dei supermercati che sono, penso, troppo grandi in relazione alla clientela che possono avere. Cioè è un'indagine da fare, non è una risposta. Bisogna indagare se la clientela può essere giusta come quantità per avere poi effettivamente sul mercato questo tipo di okay, discount. Ok, però la domanda che ti faccio è, la domanda che c'è scritto è, lì negli anni 80 è cambiato qualcosa o esternamente o internamente? Cosa è cambiato secondo te esternamente, cioè di quelle variabili? Tu mi dici quella demografica, presuppone che quindi secondo te il mix di popolazione è cambiato, sono aumentati o diminuito proprio la popolazione, in quei paesi in cui hanno messo è arrivata l'alluvione e sono spariti, secondo te ci sono stati fenomeni di questo genere? Bisogna fare un'indagine e quindi andare a capire se per esempio una variazione a livello anche di disoccupazione che c'è stata può aver provocato una variazione nella popolazione della zona. Quindi negli anni 80 ho aperto 3 fabbriche nuove, sono arrivate, oppure le fabbriche sono state aperte in un'altra regione. Quindi la mia popolazione si è spostata in un'altra regione e non ho avuto il pubblico, i tu clienti che hanno sono comprato. Sono stati dei flussi migratori, cioè delle variazioni di dove hanno aperto loro di spostamento di persone. Però mi viene il dubbio, cioè perché allora non hanno aperto da un'altra parte? Però i supermercati ce li avevano già aperti negli anni, cioè li hanno aperti negli anni 70, quindi ormai erano in quel territorio. Se le aziende hanno aperto altrove, il supermercato se lo piangono un po', diciamo. Okay. O lo chiudono e lo spostano. Gli spostamenti hanno determinato una riduzione delle persone. Io ce ne aggiungo una io. Non ho detto che sia giusta, perché tanto come vedete così funziona. Solo le analisi ce lo possono dire. Non so neanche io qual è la soluzione.
lo confesso. Ci metto una normativa che mi piacerebbe capire, tipo la normativa sugli ipermercati. Non vorrei che negli anni 80, no, prima non c'era il Carrefour, negli anni 80 è stato possibile avere il Carrefour. Quindi a parità di, diciamo, prodotto in qualche modo un pochettino meglio, ho un centro commerciale piuttosto che la cosa. Quindi non so se questa cosa, poi, occhio che questo sto facendo anche io lo stesso errore, perché in realtà è un pezzo dell'interno, sono i famosi concorrenti. Quindi se questo diventa normativa ipermercati, più concorrenti, devo valutare la minaccia, quindi è una causa di una minaccia, però una minaccia interna. Se invece la normativa di ipermercati ha cambiato le loro regole, punto, che praticamente li ha fatti stringere, non li ha fatti più aprire, o gli ha impedito di aprire in altre zone, allora vuol dire che hanno dovuto lavorare solo con quelle, avevano sbagliato inizialmente e se ne sono presi. Quindi vedete qui, questo è esterno se vale praticamente no aperture successive. Cioè, se questo gli ha impedito di aprire ulteriormente qualche normativa, oppure gli ha cambiato le regole di qualità del magari non si potevano tenere così, quindi loro devo dire devo fare degli investimenti enormi per cambiare gli scaffali, cambiare la modalità, proprio perché la legge non mi autorizza più a fare queste cose, se non mi adeguo, discorso di prima, se non cambio il processo produttivo, non riesco a trasformare in opportunità, se investo è solo un bagno di sangue. Non lo so, cioè, se mi devo da investigare. Una cosa velocissima qui, una qualche idea in più che vi è venuta? Politica sindacale, sì. Perché loro assumevano... Esatto, a basso costo. Quindi vuol dire che questo gli ha impedito di prendere praticamente, devono assumere a tempo indeterminato. Scrivo. Esatto, potere contrattuale del lavoratore che aumenta. E questo gli cambia la struttura dei costi, esatto. Quindi probabilmente per questo... Okay? Mi sembrano, tra virgolette, tutte interessanti, non so quali siano le principali. Mi viene più da sospettare, chiaramente... La prima, ma mi sembra una soluzione semplice, sarebbe carino qual è. Però in questo modo l'importante è che, dato un meccanismo esterno che quindi non c'entra niente con quello interno, o se crea qualcosa sull'interno lo diventa un interno, allora io ho questi parametri che devo andare praticamente a vedere, quindi chiederò nel cerchio mercato. Ci sono state variazioni nella legge delle assunzioni, della gestione dei casi integrati? Ci sono state variazioni in quel periodo che hanno limitato l'apertura di nuovi negozi o la chiusura degli stessi? Ci sono stati nelle territori una variazione di mix demografico, di numero di popolazione e così via? C'è stato un cambiamento nei consumi e quindi se prendessi il paniere Istat probabilmente tra gli anni 80 e gli anni 70 vedrei che magari le categorie che l'hanno utilizzato non andavano più, sono cambiati i consumi probabilmente qua dentro, oppure proprio un tema di reddito. Ma in quello si include anche il miglioramento, sono qui, sì, il miglioramento della capacità di spesa e quindi il cambio dell'attitudine, è tutto lì dentro. Sì. Perfetto. Boh, facciamo il secondo invece, che sono gli interni. E qui vedo che siete preparatissimi, però passiamo a destra. Che, so. Che cosa vi viene in mente di interno che può essere successo? Variazione delle esigenze del cliente. Sì? E cosa intendi? Cambiano le condizioni socio-culturali, quindi il mio cliente non è più quello degli anni 60, esatto, l'ambiente impatta sul cliente. Interni. Sì. Sì, però diciamo una causa di cultura ambientale si ripercuote con il cliente mio non è più lo stesso. Sì. Sì, non sono cambiati i clienti, sono cambiate le attitudini. Le attitudini del cliente. Quindi i gusti del cliente. Gusti. Okay. Esigenze. Cioè questo sopra dice il cliente ha più soldi, compra la stessa cosa a uno che può pagare di più. Questo dice no, compra proprio cose diverse, quindi gli piace più andare in un posto perché trova delle cose che sono praticamente diverse. Quindi praticamente io qua devo dire praticamente il mix di acquisto, che quindi sposta, diminuisce il loro, no? Poi? Poi in linea con quanto detto sopra ci sono i concorrenti, che possono aumentare o diminuire a seconda della normativa, i fornitori, come intendo fornitori come risorse umane che lavorano all'interno, fornitori dell'azienda. Qual è la variabile che devo andare a investigare? Come?
qual è la variabile che devo andare a investigare? Sono cambiati, ma che significa? Che cosa ha determinato il calo di fatturato che stiamo pensando? I costi di risorse umane. L'aumento di costi. L'aumento di costi di risorse umane. Però questo è normativo oppure che questi sono fatti sindacati? Dipende anche da una politica sindacale. Cioè, dall'ambiente esterno hanno un impatto sull'ambiente interno, l'ambiente economico e le politiche delle istruzioni. Quindi reclami sindacali. O è cambiata la legge che li ha fatti assumere determinato oppure l'organizzazione sindacale ne ha fatto chiedere di più. Negli anni 80 mi sfugge però, perché mi aspettavo più gli anni 70, 68 e cose varie, però va bene. Ok? I fornitori, concorrenti... Un impatto sull'impresa dovuto sempre a quella questione delle normative sugli spazi. Cioè? Cioè, se il discount deve essere di 2000 metri e tu ne hai uno da 1500, chiudi. Quindi fondamentalmente dal punto di vista di la normativa e l'ambiente di politiche, le politiche sopra. Esatto. Però. Invece qua io vorrei riprendere quello che diceva lei. Il concetto di targeting. E qui secondo me è più un concetto di innovazione. Cioè il modello è rimasto troppo statico e quindi ha fatto il picco e non si è tenuto nel tempo. Alla fine magari hanno visto che sì, è una copia con un prezzo più basso, ma non si è innovato. Probabilmente hanno magari troppo lavorato su fare la catena piuttosto che innovare dove già c'erano, tant'è che la massa critica non è stata raggiunta. Quindi è proprio in questo caso, diciamo, l'impresa intesa praticamente come capacità di rispondere al mercato, sostanzialmente c'è stato qualche elemento critico che non ha funzionato. Quindi andrei a scandagliare quale pezzo dell'impresa probabilmente non ha funzionato. Quindi andrei a vedere quale pezzo di impresa si è dato un obiettivo e non l'ha raggiunto. Cioè, perché questa massa critica? Per chi aveva fatto la stima della massa critica? E perché pensava di raggiungerla? Come mai questa massa critica non è stata raggiunta? Cioè, internamente, dove sta il problema internamente? Perché quello lì della logistica non capisce niente, non è stato capace di fare un contratto immobiliare. È possibile, eh? Cioè, quindi c'è anche l'interno totalmente. Io come impresa devo comunque funzionare. O viceversa, io come impresa, sì, ho comprato i prodotti, ma alla fine i prodotti avevano dei problemi di qualità. Tant'è che i clienti se ne sono accorti e quindi praticamente in realtà io ho dovuto chiudere perché sennò era peggio. Cioè, l'impresa con questa logica qui è qualcosa che scatena più o meno da sola. I clienti scatenano più o meno per l'impresa, i fornitori più o meno per l'impresa, l'ambiente esterno più o meno per l'impresa. L'impresa da sola scatena più o meno. Come può l'impresa scatenare più o meno con eccellenze o problemi? E quindi io posso andare a guardare qui dentro se magari non è innovato, se ha un consumo di costi esorbitante, cioè io ho fatto 420 negozi ma li ho pagati il triplo e non sono tornati i conti, quindi è meglio chiudere piuttosto che. Mi stai dicendo, scusami? Un errore, sì. Sempre legato diciamo al target, il fatto di aver chiamato il negozio, la catena, lo sconto, sì. E poi come politica aziendale non ci sono azioni promozionali. Ok, quindi stiamo dicendo che può essere un concetto praticamente di politica di marketing. Sì. Però in realtà, occhio che sto analizzando il mercato, quindi sto dicendo l'ambiente in cui io piazzo il mio prodotto... Vuol dire, in questa logica qui, che non ha, diciamo, non gli è piaciuto il fatto di entrare dentro il negozio e poi alla fine comprare in questo modo qua. Sì. Quindi ha comprato di meno. Magari io sono attratto, io cliente sono attratto, catena lo sconto. Capire se questa massa critica, forse è interessante capire se la massa critica è numerica o in valore, perché se lo scontrino medio è alto, ma ci sono entrate poche persone, ci mettiamo nel concetto di attrattività del coso. Quindi sicuramente c'è qualcosa da guardare probabilmente dentro praticamente l'azienda. Il fatto però che sia diffuso su molti punti vendita puzza un poco, perché solitamente si fa ragionamento come ho detto prima, uno o due lo chiudo ma gli altri li tengo, questi proprio hanno chiuso tutto quanto, quindi forse c'è qualcosa di macro che sta girando. Molto ovviamente sarà nella parte alta, nella parte bassa forse i concorrenti
o forse i gusti del cliente come derivante. I concorrenti, quindi che dai inseguitori diventano, superano. Esatto. Esatto, però sembra che un qualche aiuto, sta cosa interna da fuori, perché è proprio uno stop di un business, no? Non è un questo sì qualcuno, proprio uno stop di un business. Quindi come è partito perché ci sono elementi esterni, probabilmente qui ci saranno degli elementi esterni. Però è corretto andare a guardarsi queste cose. Chiaramente sul terzo, questo invece uno ve lo dico io direttamente, ma è troppo palese, è il fatto che va bene che negli anni 90 sono ideali le cose che costano di meno, però occhio, perché la voglia di individualità nella scelta fa sì che se non è customizzata il private label puro probabilmente non si vende. E questo anche perché se avete un po' di discount in questo momento hanno praticamente un po' di prodotti civetta, quasi per dire vieni qua, risparmi, ma trovi anche una cosa interessante. Se voi guardate i discount nell'ultimo periodo rispetto a come li avevamo conosciuti, comincio a fare pubblicità di prodotti settimanali interessanti. No, non vado a comprare veramente la carta che costa molto molto meno, punto. Quindi faccio le scorte. Comincio a posizionarsi come qualcuno che può venderti anche delle cose diverse. In quel caso lì c'è il concetto della personalizzazione, cioè le persone vogliono cominciare, sì, è vero che risparmiano, ma è per loro. E quindi una customizzazione del prodotto bisogna stare attenti a farlo. Non si può far entrare così, caricarsi le cose e andare via, perché probabilmente questo qui non è vincente. Negli anni 90 è crisi economica di nuovo, ma ormai avendo assorbito le caratteristiche degli anni 80, sostanzialmente il concetto di per me non posso perderlo. Quindi non posso sicuramente fare il posto massivo in cui tutti risparmiano. Devo comunque dargli un'idea che è per te. E quindi si lavora molto sul brand. Quindi lavorerei più sul brand del discount piuttosto che su il volantino. Ecco, per dirvi, farei più se dovessi fare comunicazione campagna nazionale, tanto lo dai per scontato che si risparmia, piuttosto che volantino puro. Il volantino te lo trovi dentro, perché ti devi identificare un po' con la marca, quindi investirei in quello. Quando bisogna investire sull'identità, si investe sulla marca, quando bisogna investire sul prodotto, quindi sulla funzionalità, si investe molto di più ovviamente sul prodotto. E quindi negli anni 90 la situazione è uguale a quella di prima, c'è la crisi, attenzione per il prezzo, ma non si può prescindere da una logica di individualità e quindi di customizzazione del cliente. Domani vedremo le logiche di segmentazione e vedrete come praticamente segmentare porta in automatico a fare 6 segmenti, 6 prodotti diversi, 6 comunicazioni diverse, 6 distribuzioni diverse e così via. E quindi domani vi dovrò convincere invece al contrario che fare analisi di mercato servono, ma segmentare è obbligatorio. Non si può fare prendere un mercato, guardarlo in questo modo qui e poi dopodiché dire vendo a questo mercato. No, mi devi dire esattamente a chi lo vendi, proprio perché quel prodotto deve sembrare proprio esattamente giusto per quelli. E quella è la cosa che bisogna fare una startup per riuscire praticamente a convincere come cosa. E poi proviamo a dimensionare un po' di mercati, insomma a fare un po' di sana analisi numerica che non guasta mai. Va bene? Grazie a tutti e ci vediamo domani, se siete qui domani, gli stessi oppure no. Se no, comunque grazie, è piacere di avervi conosciuto.